Oh cavolo, ho preso paura. Bastardi. Coming March. Oh robot, grazie, così almeno magari mi dà la mappa. Oh pla. Niente, non c'è andato un cavolo. Dammi qua. Sì, roccia manetta, qua trovate. Comunque, sta grotta. Vi dicevo, sì, insomma, per dire. È la mia preferita perché, tipo, la musica è tranquilla, è una musica tranquilla, no? E poi, tipo, è tutta colorata e brillante. Brook, sono dietro di te. Comandante che rompe le balle, che adesso morirà pesantemente. Ok. Mappa 4, frammento 5. Ok, ci manca un frammento della mappa 4. Molto bene, direi. Questi possa... No! Bastardi, mi ero fatto il... Break Crash! Adesso vi ammazzerò. Bravo, Brook. Olè. Agenti del cavolo. Comunque qua, guardate già quante piante ci sono. Oh, eccolo! No, questo... Vieni qua, Anorif! Anorif! Yes! Vai! Un trilobita lanterna! Oh, questo lo chiamo Anorif perché è uguale a Anorif. Zuppa antica. Ci serve un trilobita, tre alghe misteriose e una creatura a forma di stella. Che vedremo. Una volta ho letto una vecchia ricetta simile, ma non credevo aver ritrovato gli ingredienti. Invece sì, Sanji, invece sì. Ma lì c'è un altro. Che per qualche strano motivo è entrato dentro la... il muro. Ma vabbè. Chi è che c'è? Ma chi è rimasto, scusate? Che cacchio è rimasto? No. Ma guarda te! Ma dov'è? Ma mi prendi in giro? Mi prendi in giro? E che cacchio, schifoso. Ok. Potete anche ucciderli così, tranquillamente. Questo no, ne basta uno. Non voglio fare 200 zuppe. Potete anche ucciderli avvicinandovi velocemente, perché sennò vedete che quando sono così fate più fatica, insomma. O se no con Asop fate prima. Comunque fate un po' di scorta di di sfere nere. Apriti sesamo. Ok. Dunque di qua come si... Cos'altro si fa? Ah, niente, ok, finita. Posso entrare qui in mezzo? No. È finita, ma non è finita, perché c'è questo da rompere. Via. Per me... Ok, perfetto, siamo dove dovevamo andare, praticamente. Allora, fatemi vedere oggetti, se c'è qualcosa da mangiare, tipo questo. Sì, perché potete mangiare le piante, l'erba. Non potete mangiare l'erba. Cos'è che... Ah no, l'erba medica, scusate. Queste potete mangiarle. Abbiamo 7 sfere nere. Wow. Ehi. Vi danno un sacco di...
Me ne vado. Mangio una alla volta. No, no, tranquilli, fate come se foste sotto la vostra grotta. Va bene, finito. Un bel humming march. Peso leggero, scatto consuma meno PS. Grande Brook. Così adesso questo 2 di più. E voi non vi immaginate quanto è di più. Qui facciamo un altro bel humming march. Tanto per... Ok. Ok. Allora, questo pezzo. Siamo di nuovo qua, ci rincontriamo. No? Prendo Zoro. Ah no, aspettate, Aesop si è rigenerato. Teoricamente. No. C'è morto dopo, ok. Pensavo che si fosse rigenerato quando siamo andati sulla nave, ma è morto dopo che siamo andati fuori. Vabbè, capito. Per modo di dire. Allora, ok, abbiamo un veleno qua. Che non fa niente sto veleno, un velenaccio. Ok. Abbiamo tante rocce esplosive. Questa mi ammazza. Però sono un figo, mi rialzo. Qui abbiamo... roccia maneggevole, avevo visto un'entrata da qualche parte. Perfetto, c'entro con la forza, io non me ne prego. Una spada e il canto del leone, attacco iperveloce, A più A più A. Avete visto? Potete, praticamente potete... direzionare l'ultimo attacco per poco, però, perché dopo vi cosa vi parte da solo praticamente. Ecco, sine, basta, sfera nera, pietra di ferro puro. Ok, ok, qua c'è un'altra cosa, c'è un'altra grotticella, corridoio con un fungo. Oh cacchio. Questo fungo porta un'altra area. Yeah, che bello. Ci andremo. Ovviamente. Eccola. Attenti alle cose qua. Eccola qua. L'animale scavatore non può scappare, quindi state tranquilli. È una talpa, come vedete. Una talpa con un caschetto. Quei fiorellini. Ehi, no. Mi rompere le balle. Razioni da viaggio. Tossine. Carta di tossine. Pepita di ferro puro. Ok. E qua c'è un altro poignagrif. Oh, ecco un altro monumento di pietra. Molti parteciparono alla creazione dell'albero, ma poi si allontanarono tutti tranne uno. E così se ne andarono tutti, e alla fine una persona sola completò un albero così enorme? Quello che dice. Non so, so come deve essersi sentito. A volte vuoi solo portare a termine una cosa a qualsiasi costo. Roccia maneggevole. Frankie. Oh, 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 salve. Ma sì, tipo li butto tutti giù. Loro non risalgono più, giusto? È da provare. Ah, è morto. Voglio quella dannata lucciola io però. Che cacchio. Su. Il taglio dell'orco mi pare la mossa che ha fatto contro contro Bartolomeo. Sì, mi ricordo proprio
la frase giapponese, quello che diceva. Comunque qua abbiamo un altro coso di fumo qua, veleno, quelli pesanti. Troppi oggetti, non me ne frega niente. Oh cacchio, no, 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 no! Me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Brooke, Brooke. Ok. Ok. Salve. Cosa ci faccio qua, scusate? Qui dove si va? Perfetto, forse non dovevo cadere. Ah, dannazione, guardate quanto cavolo è grossa. Però abbiamo già fatto il 54%. Sono contento, dai. Lì ci manca un pezzo. Allora, ragazzuoli miei, che palle sti cosi. Dai, non mi scassate. Al di là ci sono gli agenti, quindi io li lascerei là nel loro brodo. Spaccherei un po' di rocce. Io spacca rocce, come diceva Mr. Bob. Abbiamo già riempito le rocce maneggevoli. Schifosi. Ok. È pieno di rocce, magari dietro non c'è nulla. Sapete tipo quella roba, ci sono 200 milioni di quadri e poi tipo dietro non c'è niente. No, aspetta, no, quello era le porte. No, invece c'è. C'è un po' Agnagriff. Ok. Ehi, Nico Robin, puoi leggerci questo? Uno di quelli che abbandonarono arrivò sull'isola e proseguì le sue ricerche diversamente. Quindi ciò vuol dire che questa civiltà potrebbe essersi diffusa in altre isole. Mi chiedo se fosse presente su una delle isole su cui siamo stati. Chissà. Allora, là se non ricordo... Eccolo, c'è un tesoro. Ok. Allora, qua ci sono gli agenti. Che cacchio, mi hanno già menato. Oh, aree di pesca! Però qua c'è quest'area. Oh cavolo. Non ora. Bah, e adesso? Allora adesso direi che vi taglio. Vi taglio il pezzo in cui... Finché non ammazzo tutti. Anche perché ci sto gli anni qua. Guardate il nuovo tipo di cosa. Di robot. Cavolo, però qua mi ammazzano. Ok. Phew. Questo posto, eccolo che ricomincia. Credo di esserci già stato. Anch'io, adesso che me lo fai notare. Mi spaventi, non dire cose del genere. Ma che cacchio di posto è? Oh cavolo, sto morendo. Comunque siamo arrivati dall'altra parte. E dentro il tesoro c'è... Tonico curativo. Perfetto. Direi perfetto. Ce l'ha messo anche già lì. Buono lì. Bene, l'abbiamo già usato. È un'area inutile, giusto? Sì. Eh già. Bene, l'abbiamo già esplorata per l'unione. Ah, se la vi. Allora, qui c'è un'area di pesca. Però... Però non lo so, non me la sento di pescare adesso. Perché adesso poi non c'ho voglia il coso. Magari lo faccio
la prossima parte. Ovviamente con i dovuti tagli, perché sennò voi morite di vecchiaia. No, cavolo, era in break crash. Bastardi, agenti. Che cacchio sono, CP9? Sì, molto probabilmente sono della CP9. O CP6, no. Non lo so. Come sono bastardi. Vabbè, te e i tuoi Shigan. Che palle, Brook, sei cieco? Ho capito che non c'hai gli occhi, però... Ah, l'hai preso. Devo anche prendere una lucciola, però, eh? Ok. Oh, razioni da viaggio ci danno sti barboni. Fan cagare le razioni, non servono a niente tranne che per una ricetta. Ok, portone. Oh, ma va là, siamo all'inizio, ragazzi. C'è andata grassa. Vai! Tanto siamo a 56 minuti. Vai, c'è andata grassissima. Cucinare un bel niente. Comporre un bel niente. Costruire un bel niente. Cosa possiamo fare? Niente. Anzi, fammi fare un po' di questa, va. Che... non si sa mai. Questa. Vai. E questa. Oh, ok. Pappe reali. Ci servono 10, 17, una ventina di pappe reali, dai. Ci può stare, le andrò a fare. Poi qua ci servono le uova lì. Ci servirebbe. Bla 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 bla. Deposito. Vabbè dai, mi libero io. Allora, dunque, per la prossima parte andremo... ovviamente io andrò adesso a fare un po' di roba in giro, prendere qualche niente. Dobbiamo solo andare avanti. Devo andare a prenderla anche la lucciola, però. Vabbè, la andremo a prendere nella prossima parte, anche quella. Bene, per questa parte è tutto, queste parti non lo so. Ci vediamo alla prossima di Let's Play One Piece Limited Cruise 1. Qui da Pagheric è tutto, ciao a tutti.